dottor Nessuno era bravo, a riportare le cose pari pari come non le capiva. Perché se passi l'ignoranza, il setaccio di altra ignoranza, non è che di danni ne puoi fare tanti. E l'importante è che se c'era qualche errore di ortografia del grande capo non se ne ridesse in giro, perché... perché il lavoro delle cinque lettere è un lavoro terribilmente serio. E se se ne ride in giro, poi succede che diventa un lavoro come tutti gli altri, no? E magari ci piantano dentro, che ne so, magari ci piantano dentro un paio di sindacati. E allora lo combinarono, perché era un giovane fedele, fidato. Lo combinarono in una casupola in mezzo ai campo, che il contadino non sapeva di avercelo quel campo, e che tutti i vicini avevano le finestre incastrate, che sfortuna proprio da quella parte del campo a Mafiopoli. È pieno di casupole in mezzo ai campi, in mezzo ai campi di grano, in mezzo ai campi di finocchietto, in periferia, in città, e quando vengono quei venti monsonici proprio belli belli mafiopolitani, spuntano magari anche delle casupole in mezzo ai campi dentro i palazzi di giustizia. Le casupole in mezzo ai campi sono la particolarità del posto, come i nuraghi in Sardegna, come i craponi giù all'isola di Pasqua, come le entrate dal retro nelle banche popolari su in Lombardia. Le casupole in mezzo ai campi sono le cartoline preferite di Totò. Appena entrato nella casupola, dove c'era un bellissimo arbre magique alla ricotta, gli punsero il dito con un ramo d'arancia a mano. Poi fecero cadere una goccia di sangue su una santina, la bruciarono e gliela diedero in mano. E lui pronunciò la formula con la bocca, ma con la parte sinistra del cervello, anche un paio di santi e madonne, che per fortuna pensava, per fortuna ti combinano una volta sola nella vita. Giuro, giurissimo, di averci fatto un giuramento di fede incommensurabile e assoluta, e che io possa bruciare come la santina qui impressa graffata nel falò scoppiettante delle mie mani, signor padrino, giuro! Che punirò i deboli per giustiziare i prepotenti, e punirò i ricchi per rubare i ricchi e per appoverare magari un paio di poveri, dottor padrino. Giuro che sarò sempre fedele alla mia bellissima e dolcissima moglie e non guarderò mai le donne degli altri, anche se, signor padrino, io non sono sposato. Dico, signor padrino, se uno non è sposato, dico, non è che guardi le donne degli altri picciotti, quello mai, eh? Però dico, magari uno scofrugliamento al mese... un paio di boccacicci sportivi? No, non si può, niente. E allora giuro che rispetterò il padre e la madre, che non andrò mai a letto la sera presto facendo tardi in osteria, ma che dormirò almeno 8 ore per notte, altrimenti poi al mattino taglieggio il cricket piuttosto che il racket. E allora giuro, davanti a questa santina che speriamo in Dio che brucia in fretta, giuro che non cederò mai le tentazioni di quel porco del demonio, ma che sarò sempre fedele agli insegnamenti di nostro santissimo Signore, che non avevo il tempo di studiarmeli tutti gli insegnamenti del Signore, ma con Michelino mi ha dato un vicino che tanto mi ha detto che questo Signore alla fine è il pensiero che conta. E allora io giuro, ingegner padrino, che non mi arricchirò mai con artifizi, se non quel paio che lei sa di cementizi. E allora io giuro e spergiuro che come questo ramo d'arancico mi ha funcicato il dito, allo stesso modo io non mi ricordo più cosa volevo dire. Ah sì, allo stesso modo io brucio se mi pentisco, peggio ancora se riferisco e soprattutto se mi costituisco. Giuro che è meglio un figlio puttaniere che poliziotto, anche se ieri sera tra me e me pensavo che è meglio un figlio poliziotto che averci una mamma. Dico, ma questo è un pensiero mio. E allora io giuro che non sono mai stato qui, che non vi ho mai veduto, che non vi ho mai parlato, e che anche se fosse mi sono scordato, e che se insistono sono nella testa gravemente malata, e che se insistono sono un perseguitato dal magistrato. Giuro che non sapevo, che avrei dovuto saperlo. Giuro che per via di un amico su un amico, per via di un altro amico sopra un amico, per via di una parentela, per via di un cugino, di un'amicizia lontana. E comunque giuro che sono un nulla tenente. E comunque che me ne sono sudati, e che se insistono sono un perseguitato dal magistrato. Finito. Com'è qua? Allora le formule di cortesia, signor padrino? Bacio le mani e porgo i miei migliori ossequi? No. Ah, ho capito, è come imposta. Timbro, data e firma con lo svolazzo? E anche questo. No, perché, dottor padrino, lei lo sa, eh? Lei lo sa che, insomma, verba volan e mana manano, una cosa del genere. Come? Vi devo baciare tutti? Sulla bocca?
Sento un po', dottor Padino, dico, non è che questa storia che... Dico che non si può mai andare a donne, che non si possono guardare le donne. Dico, io sono un picciotto moderno, eh. Però un bacio solo e poi tutti amici come prima. No, perché sai, io non ho niente contro i picciotti ricchioni. Però questi picciotti non sono i miei tipi, no. A me piace il picciotto quello biondo, un po' nordico. Come? Ah, sicuramente, avevo frainteso. Mi scusi, avevo frainteso. Allora bacio. Per fortuna, pensato Totò, dico, per fortuna che si viene combinati una volta sola, nella vita.